Olè. Ecco qua, oggi il video inizia un po' così. Ah, infradito, pronto per registrare. Ok. Salve a tutti popolo di sport e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sempre dal solito angolo perché ho capito che a livello di acustica, anche a livello per sistemare camere e tutto quanto, questo è il migliore. Se no dovrei fare una cosa tipo sulla... Voi forse la vedete... Ui, ma c'è la scopa elettrica. Vabbè, nell'inquadratura. Vabbè, pazienza, ormai è andata così. Non so se ancora si vede, vabbè, comunque. La dovrei fare qua, su questo pianale che tra tante cose è quello da avanzare della finestra. Non lo so, però non mi convince molto. Dovrei fare una cosa tipo stare seduto così su quelle poltrone che avete visto nei video di gennaio, nei video, ma perché dico video? Mannaggia, video di gennaio, e quindi insomma non sarebbe, non è bello da vedere. Detto questo ragazzi, oggi, ho già fatto un video su questo, però ne voglio approfondire un pochettino una parte, parleremo dei piccoli gesti quotidiani. I piccoli gesti quotidiani che cosa sono? Sono le scelte di tutti i giorni, no? Quello che noi facciamo, noi i piccoli gesti, ecco perché sui gesti già ne parlai, sulle scelte di tutti i giorni. Molte volte si dice che è causa del suo male pianga se stesso, eccetera, eccetera, tutte quelle frasi filosofiche di cui abbiamo già largamente parlato, però ci sono delle scelte che tendono a veramente posso dire a direzionare, ecco, la nostra vita in una direzione o in un'altra. Vi faccio un esempio, no? Devo arrivare a fare la spesa e il supermercato dista circa 600 metri. Prendo la macchina, bicicletta o vado a piedi. Questa è una scelta, ma c'ho la spesa. Cosa faccio? Non escludo la bicicletta. Posso andare a piedi, mi faccio una camminata, magari come fanno qua in Germania, portano uno zaino oppure delle borse particolari e comunque cammino a piedi. Ecco, in questo oppure prendo la macchina, carico la macchina e buonanotte. In questo dico piccole scelte quotidiane che vanno alla fine dei conti a creare un tipo di stile di vita, se voi ci pensate, no? La scelta di mangiare un cibo rispetto ad un altro, la scelta di prendere l'ascensore e salire a piedi, la scelta di andare a piedi o usare la bicicletta o la macchina o e quant'altro, sono tutte delle componenti che ci troviamo ad affrontare giorno per giorno. Perché voglio fare proprio appunto questo video, che non penso che sarà molto lungo? Perché la scelta si ripercuote anche sull'alimentazione e di conseguenza anche su quello che proviamo noi. La scelta di andare ad una festa, per esempio, no? E trovarsi davanti delle tartine magari con il salmone e degli arrosticini, per esempio tipo quelli abruzzesi, oppure dei mini calzoni che sono congelati e fritti, per farvi capire. Ecco, in questo caso la scelta è estrema importante. Ah, ma per una volta, non è solo quella volta, cioè le scelte tutti i giorni non è solo una scelta al giorno. Voi dovete pensare che ogni qualvolta durante la settimana scegliete di mangiare quel dolce, mangiare quella cioccolata o mangiare fritto piuttosto che arrostito, mettergli, non lo so, andare al sushi e sfondarsi di cibo piuttosto che mangiare semplicemente una pizza, no? Per farvi capire, oppure mangiare 3 o 4 volte la pizza durante la settimana, magari super condita, usare salse con maionese, ketchup, barbecue, curry, salse al curry che qua praticamente sono pieno, qua c'è il curry flus che è buonissimo, l'ho assaggiato, mangiare roba insaccata piuttosto quanto, sono tutte scelte che a lungo andare formeranno praticamente un filo conduttore fra di loro, e questo filo conduttore può essere orientato verso o uno stile di vita sano oppure uno stile di vita errato. In che senso? Se noi veramente non pensiamo al fatto, questo infatti ci ripetevo l'altra volta, ma se noi pensiamo al fatto che dobbiamo metterci a dieta, noi pensiamo già alle cose tristi. Mamma mia, che cose tristi, la dieta, devo mangiare quello, non posso mangiare quello, non posso mangiare quell'altro. Secondo me la dieta, e
poi di questo ne parlerò anche col nutrizionista, deve essere vista come una possibilità di provare a alcuni piatti, di cucinare in maniera diversa e di scegliere altri tipi di alimenti che altrimenti non sceglieresti, no? Per esempio, se voi pensate al fatto che la dieta è triste, già parte dal presupposto che vi aspetteranno 2, 3 mesi, 4 mesi di tristezza. Se invece voi provate a vedere, per esempio, che ne so, che un petto di pollo magari infornato con una granella di noci e panko, per farvi capire, ecco qua, dici, mamma mia che buona, chissà quante calorie ha. Ne ha pochissime fondamentalmente, tante proteine, bassi carboidrati e via. Ok, già entrate in maniera diversa. Voi pensate, per esempio, mamma mia che brutto la dieta, solo riso in bianco. Perché solo riso in bianco? Scusami. Noi possiamo sfruttare un sacco di spezie, ok, cosa che sto facendo largamente in Germania adesso, che sto utilizzando curry, paprika e quant'altro, per, e di questo poi ne parleremo anche delle spezie, per andare a modificare il gusto, il piccante, per camuffare un po' magari anche l'assenza di sale, può aiutare il piccante, lo speziato, l'agrumato, sono tutte cose che possono ingannare il cervello, ok? E soprattutto sono anche cose estremamente buone, perché comunque le spezie, se voi ne sapete, comunque poi ne parlerò, ripeto, se riesco a portare un video anche con un nutrizionista, le spezie, molte spezie vengono utilizzate anche come una terapia naturale, no? Naturalmente non è al pari di un farmaco, ok? Però possono essere d'aiuto, ok? Per quanto riguarda la... a livello immunitario, per quanto riguarda a livello antidolorifico, a livello digestivo e quant'altro, ok? Ecco qua quando dico le scelte tutti i giorni. Quando arrivi a casa e dici devo farmi un piatto di pasta, ok? A quel punto che cosa fai, per esempio? Pasta integrale, riso, pasta bianca, ok? E il petto di pollo, come lo fai? Arrostito, impanato e fritto, al forno per esempio con panko e granella di nocciole o di mandorle, per farvi capire. Utilizzo un olio già esausto o utilizzo tanto olio anche per friggere, lo metto al forno. Ecco la scelta che vi dicevo, ok? Se voi pensate che non dovete fare un calcolo, mamma mia, la dieta è triste a livello mensile. Ogni pasto, ogni giorno, no? Vedere anche settimana per settimana, dire no, oggi per esempio dieta, intesa naturalmente la dieta va fatta da un nutrizionista, dietologo e chi per lui, insomma, biologo, nutrizionista e così via, no? Non di testa vostra, dovete essere seguiti e quant'altro, insomma lo sappiamo tutti. Però dico, se voi volete avere uno stile di vita sano, ok, il fatto di scegliere, il fatto di capire, il fatto di utilizzare magari per condire il limone piuttosto che l'aceto, utilizzare più una spezia piccante piuttosto che il sale, o poi il sale comunque va mangiato, va ingerito in quantità ben determinate, però va ingerito, no? I carboidrati, utilizzare carboidrati complessi piuttosto che semplici, utilizzare, ecco qua, una carne bianca piuttosto che una carne rossa lavorata, piuttosto che per esempio un salmone, poteva essere del pesce azzurro e quant'altro, della frutta, della verdura, piuttosto che magari avete fame e non ti vai a mangiare un bounty, i Nutella biscuit, per farti capire, i biscuits come cazzo si chiamano, comunque vai a mangiare per esempio della frutta secca, della frutta fresca anche, ecco, in determinate quantità sempre giuste, ecco la scelta dove ricade. Perché è importante la scelta, no? La scelta di tutti i giorni. Sta uscendo un timido sole, ma vabbè. Ok ragazzi, io spero che sia chiaro quello che ho detto, anche se su YouTube bisogna sempre parlare in maniera molto puntigliosa, ecco, io ultimamente non riesco a parlare in maniera puntigliosa come vorrei, perché sono preso da tante cose, però cerco comunque di portarvi contenuti di qualità sul canale. Io spero che vi sia piaciuto. Se avete argomentazioni, se volete approfondire qualcosa, scrivetelo nei commenti, proverò a farlo quanto prima, o contattatemi sulle pagine Instagram e Facebook in.sport.fit. E ragazzi, e che vi devo dire? Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e riprendo di nuovo la situazione in mano per lasciarvi un buon allenamento. Oh mio Dio, buon allenamento da InSport. Ciao.